Oggi c'era il terzo punto dell'ordine del giorno, la discussione sul Cogesa, che noi di minoranza, noi però sei di minoranza, alla quale noi abbiamo deciso di non partecipare. Perché? Perché era stato richiesto un consiglio allargato con la partecipazione dei comitati, dei sindacati e dei medici dell'IST, proprio per avere un quadro a 360 gradi di quella che è la problematica locale. Io con la mia professione ho messo a disposizione i miei dati e quelli dei miei colleghi medici di base, che già rileviamo quotidianamente l'aumento di queste patologie a livello locale. E con il sindaco, io personalmente, quando ero in maggioranza, ho portato il problema più volte. Sindaco, vediamo che dobbiamo fare. Sindaco, facciamo uno studio noi. Coinvolgiamo i miei colleghi per vedere che cosa sta succedendo sul territorio a causa del Cogesa. E lui si era dichiarato disponibile a questi studi e disponibile anche a fare un incontro aperto con la cittadinanza per parlarne. Adesso che abbiamo chiesto un consiglio comunale di questo tipo, ci viene negato. È proprio per questo che noi abbiamo deciso di manifestare la nostra disapprovazione nei confronti del Presidente del Consiglio. Io stessa gli ho detto vuol dire che prepareremo una deliberazione, ma nella deliberazione non metteremo soltanto i problemi legati alla salute del territorio, ma anche quelli economico-finanziari del Cogesa, che è un disastro totale.